Direttore Dalmaso, qual è stato il suo approccio qui con l'ospedale di Terni? Come l'ha trovato l'ospedale? Ho trovato un ospedale diciamo ricco e solido, ricco perché molto di le precedenti direzioni hanno governato in maniera attenta l'equilibrio finanziario e la distribuzione delle risorse. È solido perché c'è gente che è abituata magari anche a litigare, a criticarsi, però poi a risolvere i problemi. E questo secondo me è appunto un punto importante di forza in un ospedale come questo. Ecco, ho sentito però, si è parlato di equilibrio, di un equilibrio precario però dal punto di vista finanziario, no? Siamo sempre al limite. Direi che siamo sempre al limite, ma considerando, come avete visto, che 53 aziende ospedaliere in Italia e non solo al sud sono al di là dell'equilibrio, noi siamo in pareggio, direi che non è poco, direi che bisogna essere molto contenti di quello che abbiamo fatto e cercare di fare sempre di più e meglio, però io sono assolutamente confidente che si riesca sicuramente a farlo. Senti, lei ha detto che bisogna correre, e in che senso bisogna correre? Diciamo, la corsa nasce dal fatto che se tu ti fermi c'hai gli altri, che i tuoi, chiamiamoli competitor, che vanno avanti. Il problema è che le chiavi di lettura su che cosa fare sono poche e chiare, tutti lo sanno, pochi lo fanno. Quelli che lo fanno o che lo faranno di più e meglio nei prossimi tempi, secondo me andranno a occupare delle posizioni di vantaggio, non tanto per la struttura, anche se vogliamo, ma soprattutto perché vuol dire che in quella struttura si darà una risposta migliore e diversa a un bisogno complesso che sarà sempre più complesso. Ecco, lei ha parlato di ospedale digitale, ospedale 3D, ospedale in rete. Sì, perché direi che sostanzialmente sono la parte della digitalizzazione è una condizione sine qua non. Deve circolare ormai l'immagine sul telefonino mentre tu stai facendo altre cose, non può essere che tu vai a leggerti un cartaceo che è depositato in qualche scrivania di un reparto tra un piano e un altro. La seconda cosa è che ormai lo standard delle prestazioni chirurgiche richiede delle tecnologie che sono 3D, quelle classiche se vogliamo, della robotica, ma non solo, e le ibride, perché ormai molte più patologie vengono fatte soprattutto nell'ambito cardiaco e toracovascolare tra cardiochirurghi, chirurghi vascolari, radiologi interventisti, e quindi bisogna di strutture ibride, proprio per questo si chiamano sale ibride. Il terzo, perché se io voglio concentrarmi su le dissecazioni aortiche piuttosto che gli interventi pesanti e complessi che solo noi possiamo fare perché è una mission di questa azienda, devo avere meno risorse consumate per fare ernie, varici, appendici che forse io posso fare con protocolli condivisi in altre strutture ospedaliere più vicine a un'utenza che per fare un'ernia non credo debba muoversi se va a un ospedale vicino a casa. Altra cosa invece se devo fare una patologia complessa, un trattamento neurochirurgico, cardiochirurgico o anche di chirurgia complessa come noi siamo in grado di fare, dove ha bisogno di avere per forza delle strutture come la nostra. Ecco, tra l'altro il blocco chirurgico è un punto di forza dell'ospedale di Terni, giusto? Assolutamente sì, perché la tradizione di questo ospedale è chirurgica e l'hanno messo anche gli stessi medici internisti, quindi direi che la storia di questo ospedale lo conferma. E il problema di fondo è proprio questo, che noi a mio parere abbiamo tutti gli elementi per poter fare di più e meglio in termini di ulteriore salto in avanti come capacità e potenzialità professionali, tecnologiche, strutturali, organizzative in ambito chirurgico, e intendo tutte le attività chirurgiche, e collateralmente ottimizzare e migliorare tutto quello che sono le attività collaterali, dai servizi alle specialistiche, alle aree mediche, che inevitabilmente soffrono di alcune criticità, ed è vero, ma secondo me ci sono spazi di miglioramento sui processi di produzione più che sulle variazioni dei fattori di produzione che io metto in campo, ovvero il personale, gli spazi e le dotazioni di strutture e di tecnologia. Le chiedo ancora se ha individuato una criticità sulla quale intervenire subito. No, qui si è accennato per esempio ai letti in corsia, no? Esatto, allora sicuramente abbiamo letti in corsia perché comunque è la domanda di un bacino d'utenza che cresce non controllata, ed è un dato oggettivo, vale per Terni ma non vale solo per Terni, quindi ormai il 90% degli accessi sono fatti da persone che vengono autonomamente perché decidono di venire in questo ospedale, a questo pronto soccorso, e quindi quelli non li puoi bloccare.
e quindi devi attrezzarti per dare delle risposte maggiori, in termini quantitative sicuramente, ma anche qualitative, nel senso che ci sono delle cose dove secondo me noi possiamo tutelare la salute del paziente che si rivolge a noi, dargli le garanzie di essere seguito bene, di essere accurato bene, ma non necessariamente essere ricoverato, se puoi trattarlo in maniera non di ricovero. E l'altra considerazione, che è collegata sempre all'emergenza dei posti letto, è data sulle liste d'attesa. Le liste d'attesa sono due aspetti che spesso si sommano, anche lì nascono da una domanda spesso non controllabile e non controllata. Solo l'idea di rispondere attraverso un incremento di offerte è difficile poterla governare, e un mix delle due cose. Portiamo una domanda più o meno appropriata in una sede appropriata, diamo una risposta idonea e diamola il più veloce possibile se ottimizzi i processi di produzione. E questa è un po' la mia idea, insomma, il kick-off meeting, ovvero il calcio d'inizio di un'attività come quella che vorremmo fare noi in questi prossimi 3 anni di mandato, nasce proprio dal pensare di fare qualcosa di nuovo, di diverso, sapendo che partiamo da un punto di importanza, di forza alta di questa azienda, ed è un merito di chi mi ha preceduto e di chi ci ha lavorato. Un'ultimissima cosa, lei ha parlato di 3P, quali sono queste 3P fondamentali per lei? I processi di produzione vanno rivisti e ripensati continuamente, come se uno pensate alla tecnologia di un telefonino o di un computer, non è che uno lo fa e poi per 10 anni è quello, il giorno dopo già lo modifica, cambia, perché cambiano le esigenze, cambia la domanda, cambiano i bisogni. Le persone, perché fondamentalmente la differenza non la faccio io o qualche mio collaboratore diretto, la differenza la fa in questo momento un collega che sta visitando un paziente, un infermiere che sta parlando con un parente. E questa è la seconda P. La terza è i progetti, nel senso che se io voglio fare davvero innovazione e sviluppo, sapendo che la mia innovazione deve andare in una logica di risposta a un bisogno diverso, col concetto di umanizzazione, la domanda diversa richiede per forza un progetto di studio per dare un domani una risposta strutturata e diversa. Quindi le 3P nascono da lì. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie a lei.